Ed eccoci qui ufficialmente live. Benvenuto o benvenuta. Io sono Matteo Petaluga e questa è la mia masterclass oggi dedicata al mondo di Google. Parleremo del motore di ricerca più utilizzato al mondo, proprietario anche di YouTube, che è il secondo motore di ricerca al mondo. E quindi, caro imprenditore o cara imprenditrice, caro libero professionista o cara libera professionista, se sei qui sicuramente questa masterclass ti aiuterà a potenziare quella che è la tua attività, perché ti mostrerò come Google davvero può essere il sistema di marketing più potente per te nel 2023 e oltre. Ok? Perché dico questo? Perché se ci pensi, Google è da anni il posto dove le persone cercano informazioni. È il luogo dove la gente, quando ha un dubbio, quando cerca qualcosa, quando sente parlare di un servizio, quando vuole maggiori informazioni, va lì e cerca. Ci sono altri motori di ricerca, uno per esempio è Bing. Bing è usato tipo dal, forse adesso sarà lo 0,5% delle persone che fanno ricerche su internet, quindi ci sono altri motori di ricerca più piccoli. Ma veramente se impari a utilizzare Google puoi applicare le stesse cose anche su altri motori di ricerca. Io per esempio sono anni che lavoro con Bing come motore di ricerca, ma prendo ciò che funziona su Google e lo uso su altri motori di ricerca. Quindi ti mostrerò in modo semplice in questa masterclass quanto essere presente quando le persone cercano possa fare la differenza per la tua attività. E la cosa bella di una piattaforma come Google rispetto ad una Facebook, rispetto ad una Instagram, rispetto ad un TikTok, è che in queste piattaforme social pure le persone sono lì per essere intrattenute. Quindi ragiona anche a come sta pensando quella persona che tu vuoi raggiungere quando fai marketing digitale. Sui social le persone vogliono essere intrattenute, quindi stanno cazzeggiando, ok? Quando tu gli appari davanti su Facebook, Instagram o TikTok, le persone stanno facendo altro, non hanno la mente pronta all'acquisto. Quindi hai bisogno di un marketing completamente diverso. Hai bisogno di un marketing che cattura l'attenzione. Hai bisogno di un marketing con pochi dettagli. Hai bisogno di un marketing che ruba immediatamente l'attenzione delle persone, le porta via dalla piattaforma in cui sono. Perché questo è il grande segreto, eh? Occhio. Tu sui social fai marketing per togliere le persone da quelle piattaforme. Non so se ci hai mai pensato a questo. Alla fine tu quello che paghi quando fai marketing su queste piattaforme, lo sai cos'è? Paghi il fatto che li stai togliendo gli utenti. Non so se hai mai ragionato su questo. Quando tu paghi Facebook per fare pubblicità, sì, tu stai comprando i dati che ti dà Facebook perché puoi raggiungere le persone, ma realmente quello che stai pagando è il disservizio, ok? Tu li stai togliendo un bacino di utenza. Li stai portando via. Allora ovviamente paghi per far apparire la tua roba e portare via le persone dai social network, ok? Dai, fatemi un saluto nei commenti che vi metto in evidenza, vi vedo già super numerosi in pochissimi secondi. Fatemi sapere in chat chi di voi usa magari Google per fare marketing, chi lo usa? Allora, io ho scoperto Google anni fa, quando uno dei miei mentor disse una frase illuminante, disse: ma secondo te c'è qualcuno al mondo che in questo momento sta cercando quello che tu vendi? Ci ho pensato, ho detto, cacchio, anche per i prodotti più di nicchia, ma soprattutto per i prodotti di nicchia, le persone che cercano hanno bisogno di trovare te. E questo è ciò che permette di fare Google, di raggiungere le persone che stanno cercando qualcosa. Ti ripeto, con un mindset totalmente diverso rispetto ai social, perché sui social le persone vogliono essere intrattenute, su Google le persone vogliono le info, vogliono i dettagli, vogliono trovare esattamente ciò che stanno cercando. Quindi, stessa persona, perché il Matteo che va a cercare su Google è la stessa persona che magari cazzeggia su TikTok. Solo che quando sono su TikTok o su Instagram voglio essere intrattenuto. Quando vado a cercare su Google voglio la carne, ok? Voglio che mi dai la ciccia, subito, ok? Bene, bene, vedo già che siete parecchi ad utilizzare. Ciao Roberta, chi è nuovo? Fatemi sapere nei commenti chi è nuovo nelle mie masterclass, chi mi segue da poco. Fatemi sapere nei commenti, chi è nuovo, dai. Nuovi, fatevi avanti, non siate timidi. Questa è la mia masterclass, che è la nostra masterclass, anche perché gli argomenti li scegliete voi. E qualcuno settimana scorsa mi ha detto: Matteo, parlaci un po' di Google, di che cosa succede con Google, no? Allora eccomi qui. Ah, siete tanti nuovi. Ciao Tony, ciao Roberto, ciao Roberta. Ottimo, ottimo. Dai, un saluto ai nuovi. Ai nuovissimi, grande, grande Roberto anche. Bene, bene, benvenuti. Allora, abbiamo due Roberto e una Roberta, nuovi, incredibile ragazzi.
dovete conoscervi. E, allora, a parte questo, anche saluti a Cristiana, che mi segue da pochissimo. Grazie, grazie per essere qui. Per me è la prima volta che partecipo. Grande Miriam, addirittura su LinkedIn. Grande, grande, grande. Siamo collegati in multipiattaforma. Siamo su Facebook, YouTube e LinkedIn in questo momento. Quindi mi rivolgerò un po' al pubblico da tutte le parti. Allora, tornando a noi, la persona che cerca su Google è la stessa che cazzeggia sui social, ma con una mentalità diversa. Allora, la domanda che io ti faccio è, ma per te, che hai un'attività o che vuoi promuovere qualcosa, perché non sei su Google? Cioè, perché non ti rendi conto dell'importanza di essere su Google? Lì c'è la gente, lì c'è il miglior traffico possibile e immaginabile. Cioè, chi ti sta cercando? Sono persone che hanno già il focus su quel prodotto o servizio, hanno già in mente di pagare o comunque si stanno avvicinando a quel mondo. Ma ti faccio un esempio cattivissimo, no? Poco fa io ho aperto Google e ho scritto StreamYard. StreamYard è il software che io sto utilizzando. Aspettate, devo aprire una pagina nuova probabilmente. Guardate qua. StreamYard è il software che io sto utilizzando. Ok, guardate qua. Io scrivo StreamYard su Google. Vedete? Si vede il mio schermo? Sì, si dovrebbe vedere. Ok. Io scrivo StreamYard su Google. Guardate qua. E mi compare un annuncio. Vedete, questi qui sono gli annunci di Google, che c'è scritto annuncio sopra, ma la maggior parte delle persone non lo sanno, eh? Non lo sanno, cliccano il primo risultato che esce. E perché StreamYard fa gli annunci sulla sua stessa parola? Ma com'è possibile? Perché StreamYard, che comunque esce come risultato di ricerca, vedete, questi si chiamano risultati organici. Organici non significa che sono bio, ok? Significa che escono in modo naturale, cioè non a pagamento. Quindi la differenza è minima, eh? Se guardi, qua c'è scritto annuncio sopra e qua un tempo addirittura Google, se non sbaglio, lo metteva in giallo la parola annuncio. Adesso no, cioè si mescola veramente bene con il resto del contenuto, molte persone non lo sanno. Ma perché StreamYard fa l'annuncio anche se esce lo stesso? Perché secondo voi? Dai, vediamo qua. Voglio che rispondano sia i miei studenti sia chi non è mio studente. Perché StreamYard dovrebbe fare un annuncio anche se esce lo stesso se la gente cerca? Perché? Perché secondo voi? Ve lo faccio rivedere. Perché secondo voi? Eccolo qua. Digito StreamYard. E guarda se, vediamo se aggiorno la pagina, se mi riesce. Ecco qua, sì, guarda, mi riesce, quindi... Pensa che spendono tanto sicuramente per tutti questi annunci che appaiono. Proviamo a scrivere anche un nome di un competitor che è Restream. Vediamo se esce StreamYard lo stesso. Ah no, guarda, se scrivi Restream esce Restream con il loro annuncio. E come puoi vedere loro fanno la stessa cosa, vedi? Restream. Eccolo qui. Quindi fanno gli annunci sulle loro stesse parole. Perché lo fanno secondo voi? Per essere il primo ad uscire, dice Roberto. Forse per essere comunque in cima, corretto, corretto. I due Roberti ci hanno preso, ma tutti ci avete preso. Per essere comunque in cima. Ma guardate Booking, Booking è tremenda. Perché se c'è, Booking sono i re del pay per click, diciamo, no? Tu scrivi Booking e ti esce subito Booking. Ma guarda qua, boom, annuncio subito, ta. Conferma immediata, prenota ora. Se volete imparare a fare marketing su Google, cercatevi gli annunci di Booking, andateveli a studiare. Guarda che roba, conferma immediata, prenota ora. Qua c'è già insegnato da Dio come scrivere un annuncio, perché loro mettono il nome dell'azienda, un beneficio immediato, cioè il fatto che ti danno conferma immediata quando prenoti un hotel, e ti danno una chiamata all'azione, cioè prenota ora. Guarda qua, nome dell'azienda, cosa ottieni, cosa fare adesso. Qua c'è già la formula per l'annuncio su Google Supremo. Leggiamolo. Immensa varietà di hotel, dai più economici ai più lussuosi. Servizio clienti 24 ore. Prenota in 85.000 destinazioni in tutto il mondo. Sito ufficiale di Booking. Hotel economici. Hotel. Ah, solamente hotel ci hanno messo, vabbè. Questo potevano farlo meglio, perché qua non c'è bisogno di rimettere hotel. Parliamo la tua lingua. Cancellazione gratuita. Casa vacanza, appartamenti, ville. Questo secondo me è un annuncio perfetto, quasi perfetto, perché qua c'è la parola hotel di nuovo, che hanno messo hotel economici e poi di nuovo hotel, no?
Però questo è un annuncio fatto veramente bene. Questa è una formula molto efficace. Nome dell'azienda, ok? Beneficio immediato. Cosa fare adesso? Ok? Poi qua sotto ci sono altre info che... Perché adesso su Google puoi anche aggiungere delle cose sotto. Tra l'altro un grande consiglio. Loro hanno aggiunto tutte queste cose che la gente non clicca. Perché chi cerca Booking clicca qui. Non va a cliccare prenota per domani, voli. Non va a cliccare quello. Ma l'hanno fatto perché? Per allungare il loro spazio. Questo è un grande segreto. Addirittura hanno fatto due annunci. Ma guarda che roba! No, forse questi e-booking, forse è un altro sito questo. Non so se è sempre Booking questo. Ma se lo fosse sarebbe incredibile. Non credo che sia Booking. E-booking, magari è lo stesso sito di proprietà loro, non lo so sinceramente. Comunque qua, guarda qua come hanno allungato in maniera pesante lo spazio proprio loro, no? E poi calcola che riappaiono anche qua sotto. Quindi, avete risposto correttamente. Le persone creano gli annunci anche sulle proprie parole chiave per avere più spazio. Per fare in modo che non ci sia il competitor che appare quando la gente cerca te. E ti dico una cosa per esperienza, non hai idea di quanti soldi stai perdendo per avere una scarsa presenza su Google. Non hai idea di quanti soldi stai perdendo. Per non avere un annuncio fatto bene, o per non avere un annuncio del tutto, oppure ancora per avere un annuncio che la gente non clicca. Perché non c'è cosa peggiore di creare un annuncio che la gente non clicca. Adesso arrivo anche alle vostre domande. Vi voglio però far vedere una cosa. Qualcuno forse si sta chiedendo: Matteo, ma sei qualificato tu a parlare di queste cose? Io ragazzi vi voglio mostrare, non l'ho mai fatto, però visto che ci sono persone nuove, voglio stabilire le gerarchie, ok? Ci sono tante persone che adesso parlano online e dopo comunque la pandemia è uscito di tutto online, ok? Ragazzini che si mettono a fare i guru del marketing digitale, eccetera. Ormai è tanto inflazionato questo mondo. Sappiate che io dal 2016 ad oggi mi occupo di questo come docente, ok? E dal 2012 ad oggi, quindi da 10 anni, studio questa roba. Il mio primo annuncio l'ho lanciato nel 2012. Stiamo parlando di 10 anni di attività in questo mondo dove l'ho visto evolvere e cambiare completamente. E vi voglio dimostrare che quello che dico non è uno scherzo, perché vi voglio far vedere all'interno del mio account di Google personale. Vi ci porto qui. Ok, ma aggiorno anche la pagina, ok, in diretta, così almeno uno può dire: ah, Matteo, ti sei preparato gli screenshot, perché c'è anche gente così che ogni tanto appare nelle mie live e mi dice: no, hai preparato la pagina finta, eccetera. No, io faccio questo, ok, studio questo da 10 anni, sono attivo sul campo, ho formato più di 40.000 persone, ho aiutato aziende a rilanciarsi durante la pandemia, prima della pandemia, ho aiutato università a portare online i propri curriculum digitali, ho aiutato persone partite da zero a generare centinaia di migliaia di euro, ho aiutato aziende a scalare oltre i 10 milioni di euro nel giro di un anno. Quindi quello che dico è perché lo faccio da anni, ok? E questo qui è il mio account Google. Io sto usando un software di tracciamento esterno per non affidarmi ai dati di Google e avere dati, diciamo, testati e calcolare i profitti delle mie campagne. Allora, queste qui sono le campagne, i profitti che io genero dalle mie campagne su Google, ok? 17.000, 8.000, 16.000, 200 euro in perdita, 3.500 in profitto, 17.000 in profitto. Ma adesso vi voglio far vedere una campagna, una, che è la mia campagna più importante, che è questa. Google Ads, vendita Marketing Genius, ok? Questa qui è una campagna che punta, ve la faccio anche vedere se volete. Volete vederla? Fatemi sapere nei commenti se volete vederla, ve la apro proprio dentro, così ve la analizzo. Questa qui è attiva da molto tempo, ok? Questa qui è attiva da, credo, più di un anno, forse un anno e mezzo. Questa campagna mi ha generato 498.000 euro di profitto, 500.000 di profitto da una campagna, che è attiva da più di un anno, ed è attiva spendendo un budget molto piccolo, perché questa campagna è attiva a 15 euro al giorno, ok? Quindi 15 euro al giorno di spesa per 498.000 euro di profitto, ok? Ha generato 502 vendite questa campagna, 502 vendite e 477 contatti, diciamo, di persone che ci hanno lasciato la mail. Quindi, questo perché ve lo faccio vedere? Per farvi vedere che quando tu crei le campagne e le fai in modo corretto, le crei in modo corretto, non hai bisogno di cambiarle continuamente.
Quindi diciamo che rispetto a un social come Facebook o Instagram, dove le persone si annoiano anche, ok? Perché si annoiano, tu non puoi avere lo stesso video. Beh, io ho video in realtà che girano anche da più di 6 mesi. Anche uno, ce n'ho uno che gira da più di un anno, ma è solo uno. Però nella maggior parte dei casi io periodicamente cambio le mie campagne. Non puoi tenere le stesse cose sui social, perché il pubblico si annoia. Il pubblico sul social vuole sempre il contenuto fresh, fresco, nuovo, vuole vedere qualcosa di diverso. E le persone sono lì per essere intrattenute, o comunque sono distratte, non hanno la tua attenzione quando li incontri. Su Google invece le persone stanno cercando informazioni. Quindi se tu ragioni, ti prendi il tempo di pensare, di capire bene la persona che ti sta cercando chi è, che problema vuole risolvere, che cosa sta cercando, quali sono i servizi a cui lei risponde meglio. Guardate nel caso di Booking. Booking ha scritto cancellazione gratuita, hotel economici, troviamo sia case ma anche appartamenti ma anche ville. Cioè ti ha creato un annuncio, no? Dove ci sono tutte le cose più importanti che la gente sta cercando. Perché? Perché sa che chi cerca ha in mente esattamente ciò che vuole trovare. È come dire, chi cerca in Google sta cercando l'uomo o la donna dei suoi sogni e ha in mente delle caratteristiche, no? Non so, io la voglio alta, bionda, intelligente, quello che è. C'ho in mente la ragazza dei miei sogni o l'uomo dei miei sogni. Lo inizio a digitare cercando e mi appare subito. Io clicco se lo vedo subito. Immaginati che tu hai in testa l'avatar della persona perfetta. Tu cerchi, ovviamente è metaforico, ok? Però per spiegarti come ragiona la gente. Tu cerchi e ti appare subito. Ci clicchi o non ci clicchi? Certo che ci clicchi, perché è esattamente quello che tu hai in testa. Quindi la persona che vuol farsi la vacanza ha in testa quello che sta cercando, sa che cosa vuole vedere e se gli appare davanti è inevitabile il click. Il click te lo porti a casa. Quindi com'è che ho fatto a creare una campagna che ha generato quasi 500.000 euro di profitto, occhio, non fatturato, profitto, cioè al netto dei 15 euro al giorno che ho speso per più di un anno? Stiamo parlando di profitto, quindi quasi 500.000. Perché? Perché quell'annuncio io l'ho scritto pensando quello che la gente cerca quando cerca corsi di formazione. Ok? Ho ragionato su quello. Quindi... volete vederlo? È un annuncio, ragazzi, di una semplicità estrema, mi vergogno quasi, però funziona, quindi io, vi faccio vedere l'annuncio. Eccolo qua. Marketing Genius, Accademia di Alta Formazione, certificazione finale. Certificati come professionista digitale e dai la svolta definitiva alla tua carriera. Corsi svolti online, con lezioni in diretta con i docenti, casi studio ed esempi concreti. Semplicità estrema, ok? Semplicità estrema. Però ecco, chi inizia a cercare informazioni sui nostri corsi o su corsi di formazione in generale, si imbatte in questo annuncio, io so che clicca, che so che clicca e poi acquista. Quindi questo è un annuncio, ma ne ho creati tanti altri che potete vedere anche qui. Poi adesso non posso far vedere tutto il mio account, ok? Però per farvi vedere che io comunque con queste cose ci lavoro e sono attivo. Un'altra interessante è questa qui che ho creato, ok? Questa qui, ops, ho aggiornato. Questa qui è un'altra campagna interessante, questa qua, 22.000 euro di profit spendendo 5 euro al giorno, ok? Quindi comunque buoni numeri. Quella di Marketing Genius è imbattibile, ok? Quella lì è veramente imbattibile, ma... ci ho ragionato per un po', l'ho creata, ha funzionato e non l'ho più toccata. Questo anche per dirvi cosa? Che il vantaggio di Google è che quando tu azzecchi una campagna, poi non la tocchi più. Non la tocchi più finché mi produce entrate. Io non la tocco quella campagna lì. La lascio lì a pascolare per l'eternità, lì sopra. Ok? Quindi quando azzecchi il sistema, azzecchi tutti gli ingredienti, ovviamente poi i risultati arrivano. Ora... chiaramente non posso rivelare tutto il sistema dall'A alla Z per creare questo tipo di annunci, perché c'è una ricerca sia delle parole chiave che della scrittura del copy, eccetera, però cercherò di darvi il più possibile in questa masterclass. Poi chi volesse approfondire, importantissimo, io vi do la possibilità di organizzare una chiamata, quindi vi lascio qui in chat anche il link, adesso ve lo lascio, dove potete organizzare una chiamata con un esperto del mio team. Quindi se siete imprenditori, professionisti, oppure anche se partite da zero, ok? Se parti da zero abbiamo l'Accademia SMM,
dove da zero ti insegniamo come monetizzare diventando un professionista digitale, quindi facendo da social media manager per le imprese. Ci sono tanti imprenditori che hanno bisogno di aiuto nella gestione dei propri canali social, ok? Puoi scegliere questa via. Fatti però una chiamata, ok, con il mio team. Vi metto adesso qua il link. Ve lo metto in chat. E potete prenotare una chiamata rapidamente e appunto andare a vedere nel vostro caso specifico qual è il percorso esatto da seguire. Comunque, dici di fare un annuncio su Google piuttosto che sui social network? No, entrambi. Grandissima domanda di Roberto questa, molto importante, molto interessante questa domanda. Il mio consiglio è, in base alla tipologia di business, devi scegliere un canale su cui spingere di più. Ci sono tipi di business che devono essere spinti di più su Google, per esempio pannelli solari, ok? O che ne so, sigari speciali per intenditori, eccetera, piuttosto che ne so, qualsiasi roba di nicchia, ok? Se è una roba veramente di nicchia per poche persone esperte, allora devi andare su Google. E sui social puoi fare qualcosina, ma ci metterei un 10-15%, massimo 20% del tuo budget. E vai grosso su Google. Perché devi pensare, ma la persona che viene da me conosce già questo settore? Quanto è informata? È un prodotto di massa oppure no? Allora, se non è un prodotto di massa, vai di più su Google. Questo è il mio consiglio. Oppure anche se vendi un prodotto che dipende dalle esigenze delle persone in quel momento specifico. Tipo, se sono un elettricista, è tosta promuovermi su Facebook. Posso fare un po' di brand awareness. Brand awareness significa mi faccio conoscere su Facebook, cioè faccio degli annunci dove faccio vedere ciò che faccio, ma poi su Facebook, cioè uno sta cazzeggiando magari a letto prima di andare a dormire, non è che chiama l'elettricista. L'elettricista tu hai bisogno quando ti salta la luce. Io c'avevo un cortocircuito qua in casa un po' di tempo fa, porca miseria, ho bisogno di un elettricista, cerco su Google, ho bisogno urgente, chiamo e chiudo vendite così. Quindi se vendi soluzioni a chi ha un problema immediato, Google è top, top 100.000 volte meglio di Facebook. Vai all in, metti l'80% del budget lì e tieni comunque una piccola parte per farti conoscere anche sui social. Perché magari c'è gente che vede la tua pubblicità e dice, figo, no? Magari mi salvo il numero e quando ho bisogno lo chiamo. Però non incassi subito, capisci quello che intendo? Quindi molto importante questo. Per rispondere a Giovanni, vino in bottiglia puoi andare ovunque, perché comunque è un bene di massa, ok? Lo puoi vendere a tutti. Le campagne sull'alcol hanno certe limitazioni, devi promuoverle in un certo modo, però puoi andare anche sui social. E chiaramente Google anche per te può essere molto forte, soprattutto per certi tipi di vino, perché c'è gente che magari sta cercando un vino specifico, allora io vado a creare la campagna su quel vino specifico, ok? Quindi bisogna conoscere molto bene il proprio avatar di cliente e che cosa sta cercando. Quindi quali sono gli ingredienti per una campagna su Google vincente? Ingrediente numero uno, appunto conoscere il mercato e capire che cosa stanno cercando quelle persone. In base a questo io vado a creare un annuncio su quelle parole chiave, cioè annunci che compaiono solo e unicamente quando le persone digitano quelle parole. Cioè se io vendo vino non mi posso affidare a Google e sparare un annuncio a caso, devo mettere delle parole chiave con vino in bottiglia, vino di, che ne so, DOC, Prosecco, o il nome esattamente della mia marca che voglio vendere, ma devo andare su parole chiave specifiche. Non posso andare su... se uno cerca birra, non gli puoi apparire tu che vendi vino, ok? Quindi devi capire esattamente che cosa cercano le persone. Esiste all'interno di Google Ads, per chi è nei miei corsi questo lo sapete, per chi non è nei miei corsi, ragazzi, unitevi. Per imprenditori di alto livello c'è la Lega delle Fenici, ok? Questo però non è per tutti, è per chi fattura almeno 100.000 all'anno o 1 milione. Abbiamo due livelli. La Lega delle Fenici è per chi vuole lavorare direttamente con me, con il mio socio Fabio e con un gruppo ristretto di imprenditori di alto livello. Ok, qua siete seguiti direttamente da me per un percorso di 12 mesi e scaliamo la vostra attività. Quindi per chi ha quel livello c'è la Lega delle Fenici. Per tutti gli altri prenotatevi una chiamata e andiamo a capire quale può essere il percorso migliore in base al vostro caso specifico. Ok, quindi... Step numero uno, la scelta delle parole chiave. Devo capire esattamente che cosa cerca il mio utente finale e mettere solo e unicamente quelle. Qualcuno mi ha detto, Matteo, ma le parole chiave quante devono essere? Non c'è un limite, devi metterne il più possibile, ma il più possibile che siano ristrette al tuo ambito. Cioè se io vendo vino, devo metterci tutte le parole chiave relative al vino, ma non devo mettere vini che non ho.
non devo mettere la birra, non devo mettere i liquori, devo mettere tutte le parole chiave, tutte quelle che hanno a che fare con la mia attività, in modo che la gente, quando cerca, quelle parole specifiche che hanno a che fare con me, io appaio. Ma non posso permettermi, soprattutto su Google, tu paghi per i click, eh? Paghi per i click. Quindi se uno clicca, e magari uno cerca la birra, vede che tu hai una bottega, dice, ah, clicco, no? O uno shop online di vini, dice, clicco, boom, spendi i soldi. Invece il segreto su Google è allontanare, come la peste, i clienti che non hanno niente a che fare con te. Devi repellerli, via tutti. Quindi questa è una grande skill. Prima cosa. Seconda cosa, quindi capire le parole chiave, capire il tuo pubblico soprattutto. Seconda cosa fondamentale, scrivere l'annuncio basandomi su quello che sta cercando la persona. Quindi devo sempre pensare, ma questa persona che cosa si aspetta di trovare? Che cos'è che vorrebbe vedere? Nel caso dei vini magari vuole vedere un po' di marche elencate, oppure vuole vedere che abbiamo solo vini DOC, che ne so, oppure vuole vedere che abbiamo un e-commerce e spediamo in meno di 24 ore e che la consegna è gratuita. Quindi devo cercare di pensare al mio avatar che cosa vorrebbe vedere. E l'effetto deve essere sempre wow. L'effetto deve essere sempre wow. Quindi segui il... È come se io ti dicessi... Facciamo un esempio simpatico. Ragazzi, io faccio esempi per farvi ridere, ok? Però il concetto vi deve passare. È il discorso della donna dei tuoi sogni, ok? Io la voglio alta, bionda, super figa. Fantastico. Vado a cercare su Google donna dei miei sogni, alta, bionda e super figa. Immaginati che mi esce l'annuncio con scritto: ecco la ragazza per te, alta, bionda, super figa e pure intelligente. Mamma mia, clicco subito, capito? Quindi il concetto deve essere: rispetto le tue aspettative e vado oltre. Tieni a mente questo quando scrivi il tuo annuncio su Google. Rispetto le aspettative di quello che uno vuole trovare, ma gli do di più, ok? Corsi pratici, certificazione finale e un coach al tuo fianco per non fallire. Questo è Marketing Genius, ok? Ti seguiamo passo per passo per aiutarti a scalare la tua attività con un coach che garantisce i tuoi risultati. Adesso mi è venuto in mente, potrei metterlo questo nel mio annuncio. Adesso non lo cambio perché funziona, ma nel prossimo lo faccio. Quindi il concetto deve essere sempre quello. Ti metto quello che tu stai cercando e ti faccio il meglio extra. Okay, ti metto qualcosa in più. Guardate Booking. Booking è l'annuncio veramente perfetto. Perché ti dice, trovi l'hotel economico o la villa o la casa vacanze, cancellazione gratuita, prezzi migliori sul mercato. Ma cosa vuoi di più? Prezzi garantiti, cancellazione gratuita, mi hai chiuso. Quindi io sì, sto cercando un hotel, ma se mi metti in faccia che tu c'hai l'hotel, è pure economico, e la cancellazione gratuita se pacco, vengo subito. Capito il concetto dell'annuncio su Google? Quindi cerca di capire come adattare tutto questo alla tua attività e fare in modo di avere un annuncio veramente killer. Veramente killer. Volete il terzo ingrediente segreto? Terzo ingrediente segreto. Lo volete? Consigli annunci su Google Ads concentrati sulla mia zona di lavoro o sui social? Non ho capito bene la domanda. Biomeccanica nel ciclismo, integrazione alimentare annessa. Puoi anche andare su uno, no? Nel caso di servizi per il ciclismo è facile raggiungere anche un pubblico grande, eh? Perché è abbastanza di massa, cioè tu con i social puoi targetizzare chi è fan del ciclismo. Però chiaramente se vendi a livello locale devi andare nella tua regione o nella tua zona. Io tra l'altro non so se lo sai, ma sono un ciclista da poco, ok? O meglio, seguo la mia fidanzata Alice. Ma 50-60 km me li faccio, 2-3 volte a settimana, easy. Tra l'altro sabato è il mio primo triathlon, non vedo l'ora, mi sparo un triathlon sprint con 750 metri a nuoto, 20 km in bicicletta, credo sì, lo sprint è 20 km in bicicletta e 5 di corsa. Easy dai, penso di farcela abbastanza tranquillamente, tranne che io non so nuotare, ok? O meglio, so nuotare, ma non sono bravo a livello tecnico, ok? Faccio veramente pena a nuotare e non mi piace. Quindi la mia grande sfida sarà il nuoto. E poi salgo in bici e chissà, magari voi di Bike Mind mi darete qualche dritta, dai. Morris è un pro atleta, sa cosa vuol dire. Ok, allora, cosa consigli per lo sci? Mi devi fare una domanda più chiara, Antonio, una domanda più chiara. Allora, volete il terzo ingrediente? Dai, ve lo do un terzo ingrediente. Il terzo ingrediente è l'ottimizzazione. E qua
Dovrei spiegarvelo alla lavagna, ma ci metto un bel po' a farlo. Provo a spiegarvelo a voce sperando che sia chiaro. Praticamente tu quando lanci un annuncio su Google metti un massimo che vuoi spendere, o meglio fai un'offerta per click. Solitamente io consiglio di mettere 30-40 centesimi, partire bassi, ok? Quindi tu fai un'offerta. Perché fai un'offerta? Perché ovviamente Google è un infame e mette diciamo in posizione più alta chi spende di più. Quindi ti dice, ma quanto sei disposto a pagare per un click? Un euro, fantastico. Allora, se ci sono io che offro un euro e il mio competitor offre 50 cent, io appaio prima di lui, io appaio sopra di lui, ok? Quindi pensate a questi qui di Booking quanto spendono, che ogni volta appaiono al primo posto. Ci sarà qualcun altro che fa gli annunci mettendo la parola chiave Booking, hotel, eccetera, ma loro escono sempre al primo posto perché fanno offerte altissime. Chiaramente sono ricchissimi, quindi possono permettersi di farlo. La buona notizia però è che molta gente nel tuo settore non lo sa questo. Quindi fa male l'offerta, la fa troppo bassa perché vuol risparmiare, quindi non appare mai. Quindi il vero segreto, il terzo segreto, è l'ottimizzazione dell'offerta. Cioè, se tu appari in prima pagina, perché devi offrire tanto? È da stupidi. Perché se tu gli dici, ehi Google, ti offro un euro, ma sei da solo, Google ti continua a pigliare un euro, ti piglia i soldi che tu gli offri. Ok? O meglio, ti piglia, in teoria ti dice no, ti piglio in base al mercato, no, ti piglia di più. Perché tu gli stai dicendo, ehi, c'ho i soldi, e lui ti dice dammeli, me li piglio, no? Quindi il mio consiglio è parti con un'offerta mezzo bassa, 40, 50, 100, una roba così. Poi vedi, se appari nei risultati di ricerca e la gente ti clicca, abbassa l'offerta. Se appari al primo posto vuol dire che non ci sono molti competitor, o forse non ce ne sono del tutto, abbassa l'offerta. Perché se abbassi l'offerta ricevi molti più click. Capisci che se il mio budget è, ti faccio un esempio pratico, il mio budget è 10 euro al giorno. Io faccio l'offerta di un euro. Significa che al massimo posso avere 10 click. 10 persone, che per carità 10 persone qualificate sono anche su Google di 10 che ti cercano. Può essere che chiudi due o tre clienti, eh? Facile. Quindi per carità magari guadagni anche. Però non è meglio averne 20? Allora, se io sono da solo, non ho competitor, non c'è nessuno, abbasso l'offerta, tranquillamente. E io esco comunque ai primi posti, però ricevo più click, perché non finisco il budget, no? Ho più possibilità di attrarre pubblico. Quindi il vero segreto è trovare l'offerta perfettamente bilanciata, che mi permette di avere visibilità e ricevere più click possibili. Questo si fa nei giorni, nelle settimane, cercando di aggiustare la mia offerta. Questo è l'unico lavoro che vai a fare all'inizio. Quindi ci puoi mettere 3 minuti al giorno, però è una roba che ci puoi mettere 1, 2, 3 settimane, ma poi il più delle volte per mesi lo lasci lì, per mesi lo puoi lasciare lì, ok? Quindi è il terzo grande segreto. Ottimo, bike mind, i servizi di biomeccanica. Ma per biomeccanica io non sono un esperto, ma intendi che metti la persona sulla bici e gli calcoli esattamente la posizione delle gambe, diciamo, cioè vai a ottimizzargli, come si dice, sia il sellino che diciamo la grandezza della bicicletta in base alla lunghezza delle gambe, della loro pedalata, eccetera, è quello? Confermami se è quello, perché se è quello so a cosa ti riferisci, l'ho fatto. Ed è veramente una gran figata, dovrebbero farlo tutti. Perché ho capito da quella che è la mia esperienza che basta veramente anche una piccola cosa storta in bicicletta e nel lungo lo senti. Lo senti perché poi ti fa male il collo, ti fa male le gambe, le ginocchia, bla bla bla. Quindi è importantissimo, se siete dei ciclisti, andate da Bike Mind subito, adesso, e fatevi mentorizzare. Ok? Ecco, Alessandro dice sì, è quello. Grande Alessandro. Ci sono un sacco di sportivi che mi seguono. Siete gli sportivi, ragazzi. È quello? Ottimizzo tutti i parametri sulla bicicletta sulla base dei parametri antropometrici della persona. Esatto, ecco. Vedi, io non sono tecnico, ma ho capito che era quello. Ci sono dei ragazzi qua a Dubai molto bravi che lo fanno, che hanno grande successo ed è fondamentale. Mi si è aperto un mondo, eh. Da quando ho iniziato ad andare in bici, che mi ha trascinato la mia fidanzata Alice, mi si è aperto un mondo, ma come ogni cosa, no? Che quando hai un mentor che ti spiega le cose, ti si apre davvero un mondo. E io pensavo che la bicicletta fosse, boh sì, metto il sedile all'altezza che sono comodo io e vado, no? Poi ho capito che veramente c'è un mondo assurdo dietro. Ognuno è diverso a livello del proprio fisico, no? E vanno considerati un sacco di parametri, quindi fighissimo quello che fate.
portate tutti i ciclisti a fare questa, che tra l'altro va fatto periodicamente, non è che lo fai una volta nella vita, perché poi il tuo corpo cambia, non è una roba che fai una volta. Google è utile per un laboratorio di cucina che effettua consegne di pasti sani a domicilio? Sì. Vai a vedere quanta gente cerca quella roba. Per lo sci, ecco Antonio, noleggio attrezzature per lo sci. Potessi connettere con Morris, che anche Morris, eccolo qua, Morris Salvetti, si occupa proprio di questo. Assolutamente sì, per il negozio di attrezzature. Fondamentale. Google assolutamente sì. Puoi anche andare sui social, ma Google ti porterà tanto fatturato, eh. Ti dico veramente tanto fatturato. C'è un sito, qualcosa per sapere le parole chiave? Sì. Il migliore è proprio il servizio che ti dà Google. Ce ne sono altri, anche gratuiti, che puoi trovare online. Però queste cose le insegno nei miei corsi, ok? Perché richiede tempo e metodo. Quindi per chi fosse interessato ad approfondire, ecco, call to action, che non può mai mancare, ve la metto qui in chat. Prenotatevi una chiamata con un membro del mio team, ok? Per chi ha un'attività, c'è la Lega delle Fenici o ci sono i miei corsi che vi aiutano a capire come promuovervi online per acquisire più clienti in modo automatico, ok? Parlo di generare contatti su internet. L'obiettivo di tutto il mio metodo è insegnare a imprenditori professionisti ad attirare clienti in automatico. Per automatico intendo che sono loro a cercare voi. Cioè capovolgiamo la vendita classica, no? Su internet le persone ti cercano, vanno a vedere ciò che fai, ti studiano e poi alzano la mano e vogliono pagare. Questo è ciò che ti insegno a fare io, generare contatti di clienti interessati. Per chi invece parte da zero c'è la mia Accademia SMM. Quindi parto da zero, cosa intendo? Intendo chi non ha un business, ok? Chi non ha un'attività, non ha niente da promuovere, c'è il mio corso Accademia SMM che è l'ideale, perché secondo me oggi la più grande opportunità che c'è per chi non ha un business, non ha niente da promuovere e vuole lavorare online, la più grande opportunità è lavorare da social media manager, ok? Questa qui è l'Accademia SMM, ve la faccio vedere. Aspettate che... Allora, sono uscito un attimo per errore. Eccola. Questa qui è l'Accademia SMM. Potete prenotare una chiamata e il nostro team vi mostra tutto, ok? È un corso con certificazione finale. Vi diamo anche il badge digitale, che potete inserire sui vostri profili LinkedIn ed è anche verificabile in tutto il mondo, quindi chiunque può andare a verificare la vostra certificazione. E questo corso vi dà anche una serie di bonus, tra cui i contratti per lavorare con i vostri clienti, l'orientamento fiscale, quindi come comportarsi per poi dichiarare i propri guadagni, anche per chi non ha partita IVA, eccetera. Quindi ci sono centinaia di storie e testimonianze che potete vedere, insomma. Questo è un corso che uscite con un lavoro in mano, ok? Con un lavoro in mano. Parlo di terminare il corso e poter lavorare immediatamente come social media manager per le imprese. Comunque, prenotatevi una chiamata. Quanto dura il corso SMM? 8 settimane, Silvia. Sono 2 mesi. 8 settimane. Silvia, fatti una chiamata con il mio team, ok? Ti lascio il link qua sotto per vedere tutto. Luce e gas? Chiede Lucia. Allora, dipende che cosa intendi per luce e gas, ok? Non so che cosa ti riferisci, però certamente Google può andare bene, però mi servirebbero più dettagli. Il corso SMM aiuta anche con Google Ads? Sì, Roberto, c'è una parte ovviamente del corso SMM che ti aiuta anche a capire le ads, assolutamente. Ok ragazzi, vado in conclusione, vi ringrazio di cuore per aver partecipato a questa masterclass, mi auguro che vi sia piaciuta, restate sintonizzati perché escono dei contenuti molto interessanti, ho registrato dei podcast, ho registrato anche un vlog dove vi porto un po' in giro per Dubai e vi racconto in realtà la mia routine, ho registrato un vlog dove vi racconto come lavoro, come celebro anche i risultati, come organizzo la mia giornata, e un po' quello che faccio, la mia filosofia di vita, che mi auguro che vi possa veramente aiutare per tirar fuori il meglio dalla giornata, ok? Perché ci sono solo 24 ore in un giorno e tolte le ore che usi per dormire, per mangiare, per i bisogni, ok?
c'è tutto un mondo che ti si può aprire se impari a gestire la tua energia in modo corretto. Quindi vi porterò in una giornata con me e vi farò vedere un po' come vivo io e come ragiono. E quindi seguitemi perché escono tanti tanti contenuti interessanti. Call to action, quindi cosa fare adesso, vi lascio il link per prenotare una chiamata di orientamento con un membro del mio team. Il link è qui sotto, se siete su in chat lo trovate. Se siete su Facebook poi ve lo metto qua sopra nel post, se siete su YouTube ve lo metto in descrizione, ok? Cosa succede in questa chiamata? Una chiamata di orientamento dove potete fare due chiacchiere con un membro del mio team e capire un po' se i nostri percorsi formativi vi possono aiutare per il vostro caso specifico. Perché vi faccio prenotare una chiamata? Perché ogni caso è diverso, quindi vi potrei dire sì, compra questo, compra quell'altro, ma non è mio interesse, vi farei un danno dicendovi comprate questo, comprate quell'altro. Prenotatevi una chiamata, è gratuita ed è di orientamento, quindi vi mostreremo quello che facciamo e soprattutto vi aiuteremo a capire quale può essere il percorso formativo o la soluzione adatta a quello che fate voi. E anche la vostra situazione di partenza, perché c'è chi ha un business, c'è chi ha già un grande business, c'è chi parte da zero e non ha un'attività e insomma abbiamo diverse soluzioni, ma vogliamo assicurarci anche che sia quella giusta per voi, ok? Noi Marketing Genius lavoriamo a risultati garantiti. Cosa significa? Significa che diamo il massimo per il tuo successo, se no non paghi, ok? Questo è chiaro. Ma perché non paghi? Non paghi perché non ti facciamo entrare nei nostri percorsi di formazione se non siamo sicuri al 100% di poterti aiutare. Quindi prenota una chiamata di orientamento e vediamo come poterti aiutare. Un abbraccio, avanti tutte, come sempre. All in. Forza.